17 gennaio 395. Alla morte di Teodosio, l'impero romano viene diviso in due, Oriente e Occidente, con caratteristiche e destini del tutto diversi. Addio all'unità e alla gloria del mondo classico. Alimentato da un'economia prospera e da vaste risorse, l'impero d'Oriente, con la sua capitale Costantinopoli, attuale Istanbul, eserciterà il suo potere per 11 secoli, crollando soltanto nel 1453 sotto i colpi dei turchi ottomani, guidati da Maometto II, il conquistatore. Gli storici sono soliti dare a tale impero l'appellativo di bizantino, dall'antico nome della capitale, ma esso si considerò sempre erede naturale della Roma antica. In Occidente, per contro, il tramonto si manifestò subito. La tradizione viene subito calpestata dagli imperatori che si stabiliscono in luoghi di periferia: Treviri in Germania, Arles in Francia, Milano, Ravenna. Indebolito dalle invasioni e soggetto a cataclismi socio-economici, l'impero d'Occidente perse del tutto ogni ricordo dei fasti di Roma Caput Mundi, che fu saccheggiata nel 410 da Alarico e i suoi visigoti. Poi nel 476 Odoacre, scendendo dalla Germania, la conquistò definitivamente spodestando l'imberbe Romolo Augustolo, ultimo imperatore d'Occidente. Le insegne imperiali di Roma vengono spedite in Oriente e raccolte dall'imperatore Zenone, mentre Odoacre si autoproclama patrizio romano, re delle popolazioni italiche.